Da Concettino da Balconcino si sono incontrati qua un quarto d'ora, noi subito abbiamo voluto metterli insieme. Sampa e Viera adesso accompagneranno prima del loro ultimo brano la nostra poetessa, la poetessa nazionale, la seconda momentaneamente in tutte le classifiche nazionali. Io la definisco ogni tanto poetessa erotica, ma questo solamente quando la faccio scontrare, quando la facciamo scontrare con Carlo Molinaro, che è il poeta romantico, per questo motivo, per dare un po' di sostanza. Invece lei è semplicemente una poetessa straordinaria. Vediamo se avete ancora il branetto per, ok, sarà una sonata da quello che ho capito dai sottofondi. E quindi Saint-Papier e Clara Fetto. Ciao a tutti, oggi sono poetessa erotica, continuiamo l'impasso estivo con due piccole poesie da questo libretto che si intitola Poesiole doppio sensuali. La prima poesia è Rimembro. Tu sei l'unico al mondo, mi rendo conto adesso, che può cambiare di colpo e rimanere se stesso. Tu puoi uscire entrando, rientrare invece uscendo e ritornare piccolo anche se stai crescendo. Solo tu puoi venire anche se sei già qui e inoltre, per finire, fai pure la pipì. E questa si intitola Raccapezzoli. Più non mi ci raccapezzo, se natura oppure vezzo, di drizzarvi all'improvviso se vi sfioro col sorriso, di non stare indifferenti se vi stringo in mezzo ai denti, di fissarmi senza sguardo se a toccarvi io ritardo, di svelare trasparenze che nascondono presenze, d'essere sempre cime, vette, punti fermi delle tette.